Il Monopoli dunque si qualifica per il secondo turno dei play-off per la prima volta nella sua storia. Passa un turno, finisce 1-1 contro il Picerno al termine di indicibili sofferenze, ma alla fine i biancoverdi riescono a passare il turno. È fondamentale l'ingresso in campo di Borrelli nel corso del secondo tempo. La partita con Colombo che recupera Matteo Arena, che parte dunque dal primo minuto. Colombo parte con Grandolfo e Starita in avanti, per il resto tutto confermato. Inizio della partita nel quale il Monopoli ha anche un buon approccio, ma poi piano piano esce il Picerno. Al 13° Arena è fondamentale su Reginaldo dopo un errore iniziale di Bizzotto. Al 26° proteste per un presunto fallo di Mercadante su Gerardi da parte della formazione lucana. Si vede in avanti il Monopoli al 32°, cross di Ghiebre, Piccinni e Grandolfo si disturbano. 34° cross di Viteritti, testa di Piccinni, blocca Viscovo. 39° cross di Mercadante, il colpo di testa di Piccinni però non riesce a trovare la porta. Andiamo al 43°, contropiede, cross di Piccinni, chiude Dettori. Al 44°, poi errore di Ghiebre, il tiro di Gerardi, ma sulla traiettoria è fondamentale l'intervento da parte di Nicola Bizzotto. Andiamo al secondo tempo, al quarto, cross di De Cristoforo, Bizzotto chiude su Gerardi. Al 12° il Picerno passa con Gerardi che in area di rigore trova un pallone favorevole, conclusione secca che batte Loria per il vantaggio della formazione lucana. Subito dentro Borrelli e Langella per Grandolfo e Bussaglia. Al 14° il Monopoli va vicinissimo al pareggio con una conclusione di Starita che sfiora il palo sulla sinistra del portiere, ma il gol è solo rinviato perché al 14° il Monopoli trova il pareggio con Borrelli. Calcio d'angolo di Viteritti, la conclusione secca da parte di Mercadante, sotto misura Borrelli trova la zampata vincente per il 9° gol stagionale. Il Monopoli insiste al 16° cross di Ghiebre, Borrelli sotto misura, viene forse anche spinto, poi il tiro di Piccinni che termina al lato. Viene ammonito Starita al 27° Arena per Borrelli, contropiede del Monopoli, la diagonale di Gennaro Borrelli termina al lato, ma qui il Picerno esce cercando ovviamente il gol della qualificazione. Al 33° cross di Senesi, D'Angelo va a volo, il pallone termina fuori. Al 34° cross di Ghiebre, Piccinni da fuori area, a conclusione termina al lato. 38° triplo cambio, dentro Novella, Amlili e Rossi per Vassallo, Piccinni e Starita, ci prova Reginaldo al 41° con una punizione che termina alta. Al 42° cross di Guerra, testa di Arena che rischia l'autorete, Monopoli soffre. Al 42° angolo ancora di testa Gerardi, il pallone termina al lato. Al 46° un tiro di D'Angelo viene deviato in corner, Monopoli che potrebbe chiudere al 48° con Borrelli che però non riesce a chiudere il contropiede. Finisce 1-1 e mercoledì sarà Monopoli Virtus Francavilla.